Eccoci, siamo qui con Fabio Bacà, finalista al premio Campiello e Strega 2022, autore sanbenedettese che è in corsa con il suo romanzo Nova, edito da Adelphi. Allora Fabio, quando hai iniziato a scrivere Nova, ti aspettavi di arrivare a questo traguardo? No, guarda, quando ho cominciato a scrivere Nova non mi aspettavo nemmeno di essere pubblicato da Adelphi, perché Adelphi fa dei contratti annuali, cioè che va a singolo libro, e quindi non sapevo bene che sarebbe successo. Tra l'altro un libro un po' travagliato, finito durante la pandemia, quindi in un momento emotivo difficile per tutti. E poi quando sono stato pubblicato da Adelphi e poi abbiamo deciso di partecipare allo Strega e poi addirittura al Campiello, la gioia è stata ovviamente infinita. E senti, tu in questo romanzo affronti un tema che è sempre attuale, che è quello della violenza, però lo affronti da una prospettiva particolare, ce la vuoi spiegare? Diciamo che non avevo intenzione di scrivere un romanzo che parlasse di violenza e che mostrasse scene di particolare violenza. Volevo in un certo senso dare la mia versione, possiamo definirla filosofica, sul perché della violenza, sulle motivazioni recondite o meno dell'atteggiamento aggressivo dell'essere umano, e quindi è riuscito a fare un romanzo in cui non accadono tante cose, diciamo, violente, però c'è una riflessione personale che ovviamente divido fra i vari protagonisti. Senti, ultimissima domanda, perché il titolo Nova? C'è un... ovviamente non posso dirlo esattamente, perché si capisce perché si chiama così proprio nelle ultime righe dell'ultima pagina, però ti posso dire che c'è una motivazione. Io l'ho letto, però volevo sentirlo da te. Diciamo che la Nova è un'esplosione stellare che lascia incolume la stella stessa, e di conseguenza è un modo di metaforizzare rispetto alla violenza, che in qualche occasione lascia incolume chi fa l'atto di violenza, e invece diciamo, in altre occasioni no. E quindi questa era, insomma, la metafora che ho usato. Benissimo, allora complimenti intanto, e poi in bocca al lupo per questi due Viva premi, il lupo, insomma. Grazie a voi. Grazie. Ciao.